Davide Mengacci, storia della televisione italiana. Da chi è nato negli anni 80 si ricorda le trasmissioni anni 90, Scene da un matrimonio, eccetera, eccetera. Si può dire che è stato l'ispiratore di molti format che sono avvenuti, penso a Real Time con tutti Veste la sposa, eccetera, eccetera? Dunque, si può dire di sì, perché proprio qui a Domodossola io ho fatto un matrimonio 15 anni fa e con due sposi che hanno fatto il ricevimento su un treno e me ne ricordo benissimo. Scene da un matrimonio, sì, è stato l'ispiratore di molti format sul matrimonio, ma io ho fatto tante trasmissioni che ne hanno ispirate altre. Penso a Perdonami, per esempio, che ha ispirato Stranamore, C'è posta per te, penso alle Candid Camera. Quando ho cominciato io a fare le Candid Camera non le faceva nessuno, e poi non c'è stato programma negli anni seguenti che fosse di intrattenimento o giornalistico nel quale non ci fosse almeno una Candid Camera. Quindi mi sento, tu hai detto storia anche per evidenti motivi anagrafici, ma sì, anche perché certamente molti programmi hanno tratto ispirazione o sono stati in qualche modo, non dico copiati, che è un termine brutto, ma sicuramente diciamo hanno imitato dei programmi che io ho cominciato per la prima volta, sì. Una domanda cattiva: adesso in tutti i programmi di cucina, come sostiene anche Carlin Petrini, si spadella, non si cucina ma si fa esibizione. Lei cosa ne pensa di questa cucina onnipresente, visto che è stato uno dei primi comunque che l'ha portata in TV? Ma è un fenomeno, è un'ondata, sta durando secondo me più di tante altre ondate che si sono viste in televisione, ma è un'ondata che inevitabilmente farà il suo tempo proprio per l'eccessivo sfruttamento del genere al quale stiamo assistendo in questi anni. Ultima domanda, una parola su Domodossola e poi la lascio. Come dicevo, sono stato qui 15 anni fa, la ritrovo ancora più bella, mi guardo intorno, ancora più curata, più ricca, e poi sono stupito dalla presenza di così tanta gente comune, non mi aspettavo, cioè questo succede quando vado al sud, non al nord, quindi questo calore, beh, mi entusiasma. Brava Domodossola!